Presentata in Regione Lombardia la collaborazione fra Cervi in Viticoltura Eroica e Regione Lombardia insieme all'ERFAS. Allora, Assessore Fabio Rolfi, in vista delle Olimpiadi 2026, il binomio sport e produzioni tipiche eroiche in questo caso. Soprattutto una grande opportunità internazionale per far conoscere l'agricoltura eroica di montagna e in particolar modo lo spaccato estremamente importante per qualità, per valore economico, per impegno umano, per storia, per biodiversità della viticoltura di montagna. E per cui noi abbiamo rafforzato questa collaborazione col Cervi con una serie di eventi, anche il congresso internazionale 2024, per arrivare a quella data dando la massima visibilità possibile ai tanti produttori emergenti, anche ai comprensori emergenti nella montagna lombarda, nella speranza 2026 di poter ospitare l'evento Principe di Cervi in Valtellina e quindi poter dare un contributo importante di visibilità a tutta la viticoltura eroica italiana. Ha ricordato la Valtellina, che è forse il territorio di punta, di eccellenza della Regione Lombardia a livello di viticoltura eroica, ma non solo, ovviamente. Qual è l'impegno della Regione in questa direzione? Il sostegno forte in tutti gli investimenti che devono fare questi comprensori. Uno su tutti, noi abbiamo messo a disposizione risorse extra PSR e l'anno scorso lo faremo anche l'anno prossimo per finanziare i lavori sui terrazzamenti, sia i nuovi terrazzamenti, murette secco, sia il ripristino e la manutenzione, perché questa è un'infrastruttura vera e propria che a mio avviso dovrebbe rientrare anche nei PSR, su questo stiamo lavorando per il 2023, è fondamentale per consentire l'agricoltura in montagna al pari che ne so ad esempio dei canali irrigui in pianura, quindi questo è un aspetto molto importante, ma non solo, anche una premialità per l'agricoltura in montagna nei bandi del PSR lombardo, sia l'anno scorso, sia ad esempio con la 4.1 appena bandita, e l'agricoltura di montagna ha una riserva, cioè vengono prima valutate le proposte delle zone di quelle di montagna e poi quelle di pianura, questo per dare una premialità a un'agricoltura sensibile, difficile, appunto eroica, come chi lavora la terra in montagna.